Grazie, professore Emilio Santoro, appunto dell'associazione L'altro diritto. Buongiorno a lei, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Naturalmente, se ha un viva voce, si avvicini perché non si sente benissimo, quindi avviciniamoci. Cioè, Mi tutta questa. avvicino, mi avvicino. Ora va Benissimo, meglio? molto meglio. Naturalmente, tutta questa vicenda si intreccia con la crisi profondissima che sta attraversando il CSM. Tutto questo non lo dimentichiamo. Tanto che il ministro Bonafede dice: no, non vedo liste di proscrizione, piuttosto c'è un gran caos nel CSM. Tutti i giornali, più o meno tutti i giornali, parlano di, come dire, toghe nel mirino. È una cosa che per alcuni versi abbiamo già visto, diciamo, in passato. Però c'è un'originalità del momento, se pensiamo alle toghe nel mirino, professor Santoro. Allora, io distinguerei abbastanza nettamente le due vicende. Non c'è dubbio, anche perché sono distinte di fatto, diciamo, però vengono alle volte Sì, impropriamente vengono messe insieme mescolate. perché temporalmente succedono insieme. Diciamo, da un lato, la reazione dell'ANM su quello che sta succedendo mi sembra, come dire, di grande dignità, nel senso che quando l'ANM dice che i magistrati che hanno, non si sa bene, non sono da notizie giornalistiche, discusso con politici e con membri del governo delle nomine, dei vertici, delle procure, si devono assolutamente dimettere, è una grande affermazione dell'autonomia della magistratura, che deve arrivare fino al punto che quando devo fare una nomina con il politico non discuto nemmeno. Se c'è una connessione, dall'altra parte una negazione assoluta dell'autonomia della magistratura, che dice la magistratura deve fare quello che dice il ministro. Cioè, questa, c'è una cosa da mettere in chiaro, e in questa vicenda sono proprio le due posizioni nettamente diverse. Poi tra le altre cose, come dire, nemmeno il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro degli interni, cioè siamo proprio ai colonnelli, diciamo così. Sì, no, appunto, cioè. No, allora, ora noi possiamo un poco, cioè, questa è una cosa che poi esce, devo dire anche, posso dirlo anche un po' per colpa dei giornalisti, Prego, esce prego. in una dimensione che è quella della dimensione della discussione da social, in cui tutto è superficiale, le parole non pesano niente, non hanno contesto Certo. e via dicendo. Però, se gli vogliamo dare un minimo di dignità, è una discussione serissima. È la discussione centrale sulla tradizione giuridica occidentale sul costituzionalismo. È una discussione che comincia quasi un millennio fa, no? 800-900 anni fa, Su cui si quando gioca la Giacomo forma del. I Certo, prego, quando in Inghilterra Giacomo I e i giuristi di Common Law, di Giacomo I dice ai giuristi: no, la legge non la interpretate voi, la interpreto io, e Coke e i giuristi di Common Law gli dicono: no, la legge la interpretiamo noi, tu fai il re, fai il potere esecutivo, volendo fai il potere legislativo, ma poi la legge la interpretiamo e l'applichiamo noi. Quella discussione è stata considerata la nascita del costituzionalismo, della Appunto, divisione dei appunto. poteri. Oltre 100 anni dopo, Montesquieu, quando dice centrale per le costituzioni occidentali è la divisione dei poteri, si richiama a quella discussione. Quindi, avendo dato un po' di dignità a questo, uno deve dire che il ministro degli interni non capisce niente della tradizione costituzionale occidentale. O non capisce niente, o finge di non capire niente, nel senso che basta anche creare, senza muovere nessun atto formale, un clima intimidatorio, probabilmente, o Sì, no? questo è l'altro aspetto e questo è molto preoccupante. Però uno intanto gli deve ricordare che 60 anni fa un signore che si chiamava Talmon dice che esiste la democrazia totalitaria, che è proprio la democrazia in cui i giudici non hanno indipendenza dal potere politico, pure democratico. La chiama democrazia totalitaria. Cioè, uno deve mettere in testa che sostenere queste tesi è una posizione totalitaristica. Basta prendere i manuali di scienza politica su questo. Detto questo, il rischio è che nessun giudice assolva più nessuno, perché se ogni volta che un giudice prende un provvedimento e poi viene messo alla berlina mediatica, alla berlina dei social per il provvedimento che ha Appunto, messo, facciamo poi il caso che questa persona che è stata beneficiaria del suo provvedimento commette 3 anni dopo qualche cosa e si dà Figuriamoci. la colpa al giudice che non l'ha condannato.
quando allo stato degli atti per i fatti non c'era niente per condannarlo, finisce che per proteggere se stessi e la loro dignità i giudici devono condannare tutti. E infatti, se questo è il paese che Salvini vuole, io vado in un altro. Non c'è dubbio, anche per dire che appunto questi discorsi che appaiono battibecchi da social in realtà rischiano di avere delle conseguenze dirette sullo stato di salute del nostro paese oltre che della giustizia, non da ultimo per questa cosa che lei ha ricordato, cioè il generarsi di un atteggiamento da parte dei giudici che per tutelarsi poi dopo procedono in un certo modo, la cosa potrebbe non essere simpatica. Grazie per il momento, professor Santoro, per queste riflessioni su cui presumo torneremo, come dire, prossimamente, ecco, con ogni probabilità. Le auguro buona grazie giornata. Grazie a voi, buona giornata.